Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta fredda alla crema di caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa, più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono zucchero, caffè, latte, vanillina, amido di mais, panna fresca per dolci. Per la base, biscotti al cacao, burro e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte il caffè che deve essere amaro l'amido di mais e la vanillina ed azioniamo il bimby per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. Mettere la panna in congelatore nel frattempo. La crema è pronta, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola a contatto e lasciare raffreddare completamente in frigorifero. Senza lavare il boccale, prepariamo adesso la base. Abbiamo fuso il burro, nel boccale mettiamo i biscotti, e li facciamo tritare. Per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. Il latte, ed amalgamare per 40 secondi a velocità 4. Trasferire il composto in uno stampo con apertura a cerniera da 24 cm rivestito sul fondo con carta da forno e sui laterali con un foglio d'acetato. Livellare bene formando anche i bordi. Riporre in frigo per almeno 30 minuti. Abbiamo posizionato la farfalla, versato la panna e lo zucchero a velo. Adesso la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. Versare in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, abbiamo ripreso la crema dal frigo e la versiamo all'interno del boccale. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Thank you.
Trasferire nella ciotola con la panna. Ed amalgamare delicatamente con la spatola. Versarla sulla base di biscotti. E con la spatola creiamo dei movimenti irregolari. Riporre in frigo per 3 ore prima di servire. Abbiamo ripreso la torta dal frigo, rimuoviamola dallo stampo e decoriamola con pezzetti di cioccolato o chicchetti di caffè. Torta fredda alla crema di caffè. Grazie e alla prossima ricetta!